Oh Gesù! Oh Gesù! Oh! Oh! Quindi c'è il cazzo. Niente, come bello. Avete visto sopra c'è un paragrip. Che adesso, adesso vi vado a spiegare come funziona il timing e tutto. Però nel mentre lo dobbiamo andare a tamare. Buona visione. Ma questo qua. Perché? Allora, praticamente per tamare questo Elite. Come cazzo si chiama? Non metto in testa il nome di sto freno. Eccolo là. Porco due, che bello, regà. No, bello. Sì. Livello 32 per i Griffin. Adesso lo andiamo a tamare in 4 con un sacco di frecce. Allora, regà, le frecce sai come gli dobbiamo tirare? Tipo da attaccati a questo muro gli vanno tirate le frecce. Perché... Scendi. Perché... Praticamente lui non le stacca, se no, se non le stacca non lo potete tamare. Fai questo, non hai paura? No, tranquillo. Tranquilli, raga, è una cazzata. Sì, ma poi in caso si ritama. Tanto che c'è ora a fare sto danno? Sono solo 16 ore. Un attimo solo da prendere rallentamento. Allora lo vogliamo sparare da sotto? No, non c'è. Niente, adesso fa dopo. Ok, ragazzi. Vabbè, da giusto. Ah, sento sbardella, tocca salire. Chi si mette all'angolo vicino a me? Vai, andiamo. Ok, io e Manuel a sinistra e due a destra. Vado. Cominciamo subito. Attaccati al muro, sparate, raga. Oh my god. Rotola, mano, non ti fa prendere sto coso. Non le tirate, se le tirate centrali e le mettete a terra centrali non risolvete un cazzo. Mi sa che se metti state in ginocchio, raga, non vi fa un cazzo questo. Se li metti all'angolo proprio non ti fa un cazzo proprio. Sta scattando tutto. Tutto è tornato. Ti fai tornato. Così, raga, se sei buggato abbiamo fatto. Mi sta tirando. Non ve muovete da così, raga. Perché magari si è buggato, fermi. Ma vedo che non le spezza. Ma dopo le spezzerà. Dopo le spezza tutto entrato e gli scatta il cuore, sta merda. Ma magari che esplode. Non fa danno, vero, a mano? No. No, a me no, se stai all'angolo non ti fa un cazzo proprio, niente. Neanche ti prende. Vai, sonnamo. Porco due regali frecce, mo sarà un casino qua dentro. Sti cazzo, basta buttare sta roba. Oddio santo. Oh, vedi che la spezzate? Buono. Mo occhio. Occhio. Tocca aspettare che... State all'angolo che non vi fa un cazzo. Vieni a prendere la roba. Oh, perfetto. È andato. Ma davvero? Porco due è andato, regà. Che svolta. Porco due, raga, il peso. Porco due, già 2002 di peso. Ma stiamo a scherzare. Questo è un cazzo di Quetzal, allora. Questo sarebbe il Quetzal di Dark Light. Troppo bello le ali, comunque. Che belle le ali, sembra tutto indiano. Sti cazzi, Vabbè. Avevo detto che era la parte difficile da fare le volte. Una volta atterrato, piazziamo due mangiatoie. Che ne dovrebbe bastare pure una, perché gli damo le kibble, ci proviamo. Allora, aspetta. Guarda il buco di culo di sta cosa. Ok. Adesso Savi è pronto con le prime, perché non sappiamo ancora se si mangia kibble o cazzate. Ma muovete, perché stanno a spoilare come le merda. Vediamo al volo cosa succede. Perfetto, non se le mangia. No. Sì, forse è buono. Ah, le prime se le mangiate. Andiamo a fare prime di corsa, raga. Allora, per fare la kibble mitica, dicevo, servono 3 kibble carnivore, 3 kibble erbivore. Perché quello, essendo un pet leggendario, si mangia le kibble mitiche, il suo cibo preferito. Soltanto il problema qual è? Che servono questi Lucky Clover.
Luck clover poi se... cazzo, vabbè. Servono questi luck clover che non si possono né piantare né trovare in natura, giusto, Savius? Possono soltanto essere droppati random dalle nostre piantagioni, giusto? Una cosa del genere. Sì, se non sbaglio, sì. Il problema è che ne droppano uno forse ogni 6 giorni, forse. Quindi li dobbiamo per forza comprare. Ecco perché sono importanti sti cazzo dei mercanti. Dai mercanti il problema è che ne possiamo comprare uno al giorno, giorno di gioco. E ogni fiore costa 750 soldi. E adesso ce ne andiamo a comprare uno. E adesso abbiamo il fiore, lo skibble carnivore, lo skibble erbivore. Si va a fare. Ah, le caos essence pure. Ha detto. Io prego che vado là e c'ho tutto, Savis. Ti giuro. Eccolo, l'altare oscuro dove si vanno a creare le kibble mitiche. I viroli viros. Anche attivato. Com'è attivato? Non è che Attivo si fanno a casa, sui kibble. Cioè, si fanno qua, punto. sì. Non dici no perché io il cooking input e metto, faccio, no. Questo si fa qua. Arthur of the Dark. Vabbè. Ok. Quindi un fiore. Tre di queste. Oh, un fiorellino. E una caos essence. Andiamo a craftare sta cazzo di keyboard. Porco due, ma stiamo a scherzare! Quindi praticamente ci vuole il tempo che ci vuole per craftarle. Tanto, tanto, tanto tempo. E vediamo, sicuramente devono essere molto potenti. Perché se no io mi incazzo molto. Giusto, Savius? Molto. Molto. Ecco qua. Ha fatto, Savius. Quindi per Cosa? craftare una keyball mitica ci vogliono 5 minuti. E dura, beh, al solito. Dura un boato. E adesso non ci resta che fare il test finale. Ovvero ficcarla in culo a Savius e vedere. Ok, famo sto cazzo di testa. Porco due sì. Vediamo quanto gli è salito. È un boato. Mid no, le cured mid. Fine cured mid. Sì, sono le jerky, jerky prime. Si sta a mangiare. Signori, si è alzato. Adesso vi spiego bene come ha funzionato. Non vi ho fatto vedere mentre si alzava in base che ha fatto un casino sto cazzo da letto. Ha veramente fatto un cazzo di casino. Allora, prima cosa, gli diamo un bel nome e lo chiamiamo Pollastro. E regà, è uno spettacolo sto pet. Veramente uno spettacolo. Uno dei pet più belli che ci abbiamo avuto in questi giochi. Guardate che roba. Guardate che cazzo di roba. Il bello che fa pure una mossa, a parte grabbare, essere veloce, fa anche il tornado. Guarda che roba. Cioè, crea proprio un tornado. Aspetta, e questo è il livello basso, ma in realtà è già altissimo per un server official dove siamo noi, ragazzi. Perché, ti ripeto, questo è un server official PvP. E sta roba veramente off limits. Che non è che stiamo nei privati con i 5 pere e stronzate varie che ci vuole un attimo a fare cose. Questo qua mi faccio un piccolo riassunto di come si chiama, ragazzi. Quindi trovate un Elite Griffin. Lo portate in un posto chiuso come vi ho fatto vedere prima. Di metallo già va bene, ma poi potrebbe danneggiarlo. Noi avevamo la struttura in manual, quindi siamo stati fortunati. Ci siamo fatti il culo per farla. Però se c'avete la struttura in manual state più tranquilli. Però tranquillamente lo fate anche con il metallo. La cosa importante, raga, questo è un pet che a noi ci ha messo 16 ore prima di diventare così. Perché deve rimanere in aggro. Che vuol dire che voi durante queste 16 ore non dovete assolutamente disaggrarlo. E questa è la pezza del sto pet. Che praticamente dovete rimanere connessi, fate la rotazione con i compagni, inventatevi qualcosa. Però deve rimanere sempre in aggro sto pet. Mi raccomando, appena perde l'aggro perde quel tempo e non si va più a trasformare come si deve. Quindi regà, che succede? Una volta intrappolato lo aggrate con un pet, lo portate dentro, lo chiudete. Lo lasciate lì dentro, non gli dovete dare da mangiare, niente, non dovete fare nulla.
E lui dopo 16 ore, a noi dopo 16 c'è successo, magari un po' di più, un po' di meno, dipende dal livello. Si trasforma, una volta che si trasforma lo atterrate, non ci vanno manco tante frecce, credevo di più. E niente, una volta fatto questo, regà, il suo cibo preferito sono le Mystical Kibble. Per fare i Mystical Kibble, già ve l'ho detto, ci vogliono 3 kibble carnivore, 3 kibble erbivore e un fiore, un quadrifoglio, che quelli non si possono, come vi ho detto, non si possono piantare, ma se, spawnano a random nelle vostre piantagioni, oppure le potete comprare ai mercanti, ma i mercanti vanno livellati e costa anche tanto, quindi fare le kibble mitiche mistiche è tosta. Quindi vi consiglio di fare questa, ragazzi, di fare tranquillamente le fine cured meat, che sono delle prime cotte e poi essiccate. Si mangia queste e va su che una bellezza. Il timing per tirarlo su ci abbiamo messo quasi 5 ore, una cosa del genere. Le kibble anche in un'ora, se ne mangerà una cinquantina credo di kibble. Però è pesante fa quelle kibble, noi abbiamo fatto il test adesso e non potevamo permettersi di tagliare 50 kibble. Quindi gli abbiamo dato dei fine. Regà, sto pet in questo gioco è la vita, perché praticamente equivale al Quetzal di Ark per chi gioca Ark, un esempio. Vuol dire, per chi non gioca Ark, vuol dire che io con questo adesso ci vado a grabbare per esempio un mammut e vado a fare il metallo o quant'altro, le risorse che, di cui necessito. Regà, questo pet in un official cambia tutto, perché io vado a farmare fino ad ora andavo a farmare con le mani e adesso vado a farmare con un cazzo di pet. Quindi regà, io spero di essere stato d'aiuto con questo video. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, lasciate un commento qui sotto, iscriviti al canale tu testina di cazzo se ancora non l'hai fatto, e soprattutto ragazzi questi video condivideteli. Ah, e se siete interessati a giocare a Dark and Light in un server PvP official, ripeto, PvP official, non mi scrivete per chi vuole giocare nei privati, o ci lasciate un commento qui sotto, o come già fate mi scrivete su Steam in privato e verrete contattati. Va bene ragazzi, un saluto da tutti i Necropolis Clan, che tra l'altro siamo anche diventati Alpha Tribe nel server Hook Knight 17, quindi abbiamo ben rotto i culi e adesso c'è da divertirci con questo server, in attesa dei trasfer che metteranno, spero non troppo a breve in questo gioco, perché ci stanno ancora tante cose da migliorare, quindi ci avremo più tempo per prepararci in attesa dei trasfer. Ragazzi, buon game a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Bella regà!